In Consiglio Comunale è tempo di analizzare l'introduzione della tassa di soggiorno nelle strutture alberghiere cittadine. L'assessore Luigi Gazzola ha spiegato che il provvedimento sarà in vigore da inizio 2016. L'entrata ipotizzata dal Comune si aggira intorno ai 220.000 euro annui. Abbiamo però previsto nel bilancio pluriennale del Comune l'introduzione dal 2016, quindi dal 1 gennaio decorrerà questa nuova imposta. Oggi appunto deliberiamo il regolamento che stabilisce le modalità per la gestione del servizio, che stabilisce le esenzioni a carico di alcune categorie e che quindi disciplinerà quello che sarà l'applicazione del nuovo tributo. Successivamente con delibera di giunta saranno deliberate le aliquote relative all'imposta che saranno differenziate ovviamente a seconda della categoria e della tipologia di struttura. Tra i più critici sulla manovra il consigliere di maggioranza Stefano Perrucci. Io penso che sia una scelta non opportuna, che certamente non ci aiuterà a migliorare le presenze turistiche sul territorio, quindi pertanto penso che sia davvero una scelta improvvida. Io penso che non si possa demandare ad una tassa di soggiorno per l'appunto quello che dovrebbe fare la politica in termini di progettualità per cercare di avere una presenza più massiva sul nostro territorio, e quindi penso, ed è un tema che mi è caro, che una certa progettualità sulle presenze turistiche del territorio sia auspicabile.